Buongiorno, allora iniziamo, anche se sappiamo che c'è ancora un po' di gente che deve arrivare, ma vorremmo stare nei tempi perché c'è molta carne al fuoco, come avete visto nel programma. Innanzitutto, per chi non lo conosce, due parole sul Kyoto Club, che è un'associazione che è nata più subito dopo la firma del protocollo di Kyoto, a iniziativa di una serie di imprenditori del Nord-Est, che aveva intuito che la questione dei cambiamenti climatici poteva rappresentare anche una grande opportunità dal punto di vista imprenditoriale. E il Kyoto è organizzato in diversi gruppi di lavoro, una decina. Quello sulle rinnovabili, per esempio, è stato fautore dell'organizzazione degli stati generali delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, insieme a ISES, che in questi mesi sta dialogando col governo, tentando di dialogare col governo e con le regioni per cercare di incidere sui decreti che stanno per uscire, anzi domani c'è la convenzione delle regioni. Efficienza energetica ha redatto un rapporto sullo stato delle tecnologie, delle imprese dell'efficienza energetica in Italia, un rapporto annuale che viene redatto. Poi ci sono altri gruppi, enti locali, mobilità, riciclo, finanza. Quindi abbiamo la possibilità di avere uno spettro di attori molto ampio, e l'idea che viene lanciata oggi è proprio di creare un gruppo ad hoc sulle smart city, in modo da raccogliere le suggestioni, le competenze che si hanno nei vari gruppi e farle interagire. Farle interagire innanzitutto per fare chiarezza su dove si vuole andare, sulla vision, che è la cosa iniziale e principale. Ci sono stati negli ultimi tempi molte interpretazioni di cosa intendiamo per smart city. Smart city e città sostenibile, che interazione c'è tra i due concetti? Ci deve essere, ma non è necessariamente così. Ci può essere una smart city senza anima e ci può essere un impegno sul versante ambientale che non sfrutti tutte le potenzialità che sono connesse con le tecnologie e il know-how smart. Si deve andare in una direzione che consenta di rendere insieme sinergico il concetto di smart e di sostenibile. Il gruppo di lavoro che si riunisce prima volta in maniera ristretta oggi, ma invitiamo tutti coloro che sono interessati a dichiarare la propria disponibilità mandando una mail alla segreteria del Kyoto Club, ha l'obiettivo proprio quello di far dialogare le varie anime, di essere un momento, una sorta di brainstorming che abbia la funzione proprio di capire come navigare nella direzione giusta, come far dialogare competenze molto diverse tra di loro, capire che opportunità si aprono e come utilizzarle in una situazione di crisi come l'attuale, consapevoli che le situazioni di crisi sono anche quelle che offrono maggiori opportunità, se si sanno utilizzare bene, perché rompono vecchi schemi, consentono di far irruzione, idee nuove e così via. E nella giornata di oggi, come vedete, la struttura del programma prevede tre aree: la smart governance, sono le città, gli enti locali, la smart economy, industria e finanza, lo smart knowledge, la ricerca. E il nostro il gruppo di lavoro avrà queste tre componenti che si articoleranno poi in momenti pubblici. Uno lo possiamo già annunciare, che sarà a Ecomondo Key Energy, in cui è prevista quest'anno proprio un'area sulla smart city, proprio con la costruzione di un piccolo quartiere con tutti i sistemi di illuminazione, ricariche, edifici e così via. E altri ce ne saranno poi nel futuro. E con un metodo di lavoro leggero che consenta a competenze che sono molto impegnate nella loro attività di poter partecipare in maniera proficua.